Ciao ragazzi, ciao ragazze. Non sono abituata a fare video di questo tipo, però stamattina ho deciso di mandare Penelope avanti perché è stata invitata a un evento molto importante, quindi ci tenevo a dirvelo e ci tenevo anche a invitarvi, se è il caso. Sono molto contenta di comunicarvi che dal 30 agosto al 6 settembre parte dei miei Tales of the End, il video dove mi domando se siamo preparati a un'eventuale emergenza eruzione Vesuvio adesso che c'è il Covid, saranno proiettati al Palazzo dei Vescovi di Caserta Vecchia. Non saranno proiettati solo i Tales of the End e il video sul Vesuvio, ma mi è stato chiesto anche di spiegare il perché del nome del mio canale, che è Penelope. Penelope, molti di voi già lo sanno, ma altri magari ancora no, è la mia anima. E quindi io questa volta ho deciso di mandare avanti lei. È stata invitata lei di fatto a questo evento. Settembre al Borgo è un evento rinomato, campano. Caserta Vecchia ha visto arrivare tantissimi artisti che si sono espressi in moltissimi modi. È un evento culturale. Il 30 agosto ci sarà l'anteprima di Settembre al Borgo. L'evento si chiama Un Borgo di Libri ed è stato organizzato da Luigi Ferraiuolo con la direzione artistica di Enzo Avitabile, non a caso. Ci rincontriamo e non è voluto, nel senso che ogni estate io devo rincontrare evidentemente Enzo Avitabile per qualche motivo, o comunque devo avere a che fare con lui per qualche motivo. Quindi ciao Enzo, ti saluto. A 70 anni, non a caso, dal Decameron di Pasolini, Harry De Luca presenterà il suo Decameron 2020. Questo lavoro di Harry De Luca è un lavoro molto importante perché ha visto il coinvolgimento di moltissimi scrittori e autori di ogni nazionalità, cinesi, francesi, americani, insomma da tutto il mondo, e ha visto anche il coinvolgimento di molti attori europei e internazionali. È un evento importante, è nell'ambito di una manifestazione culturale importante, insieme a personaggi importanti, e ci sarà anche la mia videoinstallazione. Penelope viene alla luce insieme al Tales of the End e al mio video sul Vesuvio, che per la prima volta verranno proiettati quindi pubblicamente. Quindi io ringrazio chi mi ha invitata a partecipare. Vi invito a venire prima di tutto perché ci sarà un inedito e quindi un piccolo video con la presentazione di Penelope, che è la mia anima, e poi perché anche se avete già visto i miei video, i Tales of the End, il video sul Vesuvio, quello che succede live è molto più profondo, intenso e vero di quello che può accadere attraverso uno schermo, anche perché già live ci sono degli schermi, quindi figuriamoci poi con un ulteriore schermo davanti. Ciao ragà! A proposito, se volete restare aggiornati su tutti gli eventi di Settembre al Borgo, seguite la pagina Settembre al Borgo e ovviamente seguite il mio canale. Iscrivetevi, mettete la campanella, mettete la notifica, mettete tutto, seguite. Sei Penelope?